Un saluto a tutti amici del web di Gimba Network e benvenuti in questa seconda puntata di Instant. Piccoli game designer crescono. Con grande orgoglio possiamo dire che noi di Gimba Network abbiamo avuto la vista lunga, tant'è che Mattia Traverso, un ragazzo che noi seguiamo fin dagli esordi, lo sviluppatore di One Man Story, su questo canale peraltro io stesso ho curato l'intervista a questo giovane game designer, trovate il link in descrizione, dicevo Mattia Traverso che ora sta studiando game design, sta sviluppando insieme ad altre persone Riot. Questo gioco che è sicuramente molto interessante e da tenere d'occhio. Ma cos'è Riot? Riot è un videogioco il cui stile grafico ricorda molto quello di Super Brothers Sword and Sorcery, un gioco indie di cui parleremo in uno dei prossimi video. Lo scopo di Riot è quello di far sentire al giocatore il sentimento, le sensazioni di una rivolta, ponendolo nei panni o dei ribelli o delle autorità. Lo scopo del gioco è quello comunque di far capire al giocatore che in queste situazioni non ci sono né vinti e né vincitori. Traverso e compagni su Indiegogo.com hanno raggiunto il triplo dei finanziamenti richiesti inizialmente, hanno raggiunto $30,000 e si avviano per lo sviluppo e il rilascio di questo gioco presente anche su Steam Greenlight, link è in descrizione, che probabilmente avverrà anche per PC, Mac e la console open source Ouya, oltre che per iOS e Android. Parlando di scenari apocalittici che incontrano giochi sottovalutati, il primo gioco che mi viene in mente è chiaramente I Am Alive, un videogioco del quale ho parlato sul mio canale quando descrivevo un possibile gioco tratto dal film I Am Legend, che è stato rilasciato dapprima su console e poi convertito, diciamo, malamente per PC. Questa conversione assolutamente mediocre, diciamo che ha minato la conoscenza di questo titolo, anche se a mio parere I Am Alive è un titolo altamente fruibile e che offre un'esperienza di gioco davvero interessante e varia. Il gioco non punta sull'innovazione, è un gioco action abbastanza classico che fa dell'esperienza di gioco, dell'atmosfera il suo punto di forza. Se volete saperne di più vi consiglio di vedere la recensione fatta da Quella Volpe, sempre per Gimba Network, il link è in descrizione. No, I Am Alive è un gioco che deve essere preso in considerazione e trovo i 66 punti di Metascore attribuiti a I Am Alive assolutamente sotto quelle che sono effettivamente i suoi standard. I Am Alive potrebbe stare comodamente in un punteggio molto sopra la sufficienza, assolutamente buono, tra i 70 e gli 80 punti percentuale. Defcon è uno strategico in tempo reale dalla grafica minimalista. Ci rendiamo conto fin dalle schermate di gioco del design certosino ma comunque minimalista essenziale fatto da Introversion per questo videogioco. Ed è così sia per il comparto tecnico grafico sia proprio per quello che riguarda proprio la purezza tattica. Defcon fa della tattica essenziale e offre un comparto multiplayer davvero molto interessante. Avremo il controllo di una superpotenza mondiale durante una guerra nucleare, quindi lo scopo finale del gioco sarà quello di colpire le città nemiche con più nuke possibili. Quello che sulla carta sembra qualcosa di semplice, ci rendiamo conto che poi materialmente si traduce in un gioco quasi scacchistico. E come i migliori giochi è semplice da imparare, ma difficile da padroneggiare. Il sito del giorno è Clockbuster. Questo sito io l'ho scoperto qualche tempo fa e è un sito che mi ha fatto perdere la testa. Praticamente lo scopo del gioco, perché alla fine è un gioco, praticamente è di partire da tre immagini e capire quale film accomuna tutte e tre le immagini. Ne esistono due versioni, nella prima io ho fatto 30 punti su 50, nella seconda tipo ne ho fatto una decina. Fatemi sapere i vostri punteggi e soprattutto ditemi quali sono gli altri 20 film, perché io onestamente non li ho capiti. Anche oggi la puntata di Instant finisce qui, ragazzi, ricordate di lasciare un commento e un voto, possibilmente un bel mi piace, e ci vediamo alla domenica prossima. Linea allo studio.